Si rinnova a Catania l'appuntamento con la prevenzione del tumore al seno. Prende il via la nona edizione di Maggio in Forma, campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno organizzata da Andos Catania, Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania, dell'Assessorato della Salute Regione Sicilia, dell'ANCI Sicilia, del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo. L'obiettivo di Maggio in Forma è combattere il carcinoma della mammella con la prevenzione, ricordando che stare in forma ed essere informate può salvare loro la vita. La manifestazione offre alle giovani donne di 40-49 anni non raggiunte dal sistema sanitario nazionale l'opportunità di effettuare una visita senologica e una mammografia gratuita. Ci avviciniamo al nostro solito appuntamento. Questo è il nono anno di Maggio in Forma. E saremo tutti a Piazza Stesicoro alle ore 9 ad accogliere le donne che vorranno fare prevenzione oncologica al seno. Vi ricordo cosa facciamo molto rapidamente. Noi ci occupiamo di offrire mammografia gratuita e lo facciamo con tutto il cuore a tutte le donne fra i 40 e i 49 anni che vorranno farlo. Perché fare la prevenzione è un atto d'amore verso se stessi e non si può non fare prevenzione, perché non ci si può non amare. E allora, cosa faremo quest'anno? Andremo alla Caritas, all'Help Center e alla Locanda del Samaritano, a far fare la prevenzione alle ospiti di questi centri accoglienza. Organizzeremo un, convegno che parlerà di prevenzione il 16 maggio a Palazzo Platamone e il 18 vi aspetteremo alle 9, come dicevo prima, per prenotare la vostra mammografia. Pensate che in questi 9 a 8 anni, questo è il nono, noi abbiamo omaggiato 2.400 mammografie e trovato 61 casi di tumore che sono stati curati e quindi donne a cui abbiamo in qualche modo contribuito a salvare la vita. Vi aspettiamo numerose perché volervi bene è il primo modo per poter far star bene anche le vostre famiglie.